Ciao a tutti da Vodarak, bentornati qui su Truck Logistic Simulator. Siamo con i nostri amici Mejeka, Calcary and Admin Viper, Admin Logger, Admin. Hello everyone. Hello. Oggi siamo con la scorta, quindi sarò io a scortare loro. Adesso stanno loro caricando i camion, chi sta caricando varie cose e chi altre. Ma penso che siamo pronti per iniziare il nostro viaggio. Con il tasto T, come potete vedere, possiamo aprire il nostro lunotto dove c'è il cartello. E guardate che effetti belli questa notte. Con la notte è un effetto tutt'altro che incredibile. Guardate qua. Uee! Mejeka, my best friend, how are you? Let's go. Now, adesso loro stanno caricando le merce, quindi aspettiamo, non diamogli fretta. E dopo, appena loro sono pronti, inizieremo a scortarli. Quindi aspettiamo e partiamo. Now I will wait you, okay? Everyone, don't worry. Go slowly, don't worry. Who loves Scania and Volvo? What is your favorite camion? Volvo or Scania? Mine is, I think, I like the new Volvo. Oh, I love Volvo too. It has FH and FM models. This is FM model. Wow, different truck. For example, this truck is not available in other game. Yes, I also haven't seen that. Adesso abbiamo iniziato il nostro viaggio. Stiamo scortando con tre. We are free. Free escort. Right? I think because I see Timon. He's a player, he's not one of us. La cosa bella di la cosa bella di questo simulatore è che abbiamo, oltre a noi che stiamo giocando in maniera organizzata, comunque ci sono anche altri giocatori che possono insomma entrare e eventualmente unirsi al nostro convoglio. I say to my subscriber that this is a public server, so everyone can join and maybe help us for this trip. E questa è una cosa carina, perché how many people can join in this server? 24 can join. Wow, cioè 24 persone possono entrare in questo server, quindi immaginatevi insomma fare un mega convoglio. Potremmo organizzarlo tra noi italiani anche. Adesso sono con loro, che sono stati disponibilissimi a partecipare e a creare questa cosa. Però volendo, penso che insomma possiamo organizzarla anche noi nel Discord ufficiale Podrak per le nostre cose. Tanto questo gioco non costa tanto. But this game is cross platform? Yes. Oh, so Nintendo Switch can join here? Right now, no, because we released an update and Nintendo didn't. Right. And we added new vehicles, so it cannot be synchronized anymore. So, but after Nintendo also receives the update and after PlayStation Xbox gets released, everyone can join to the same game, yes. Okay. Praticamente mi ha detto che è cross-platform, quindi tutte le piattaforme possono giocare insomma all'interno di questo gioco in multiplayer. Stanno aspettando che Nintendo approvi la pubblicazione. Come vi ho detto, il problema principale su console di questi simulatori è che su PC possono rilasciare quanti aggiornamenti vogliono, ma su console invece l'aggiornamento deve essere approvato, per esempio da Nintendo, o quando uscirà anche su console, per esempio PlayStation, Xbox. Ogni aggiornamento prima deve essere approvato. Però come vedete, Truck Logistics Simulator è un gioco che viene aggiornato una volta ogni tot mesi. E quindi, insomma, a differenza, che ne so, di altri simulatori, come vi ho già detto in passato, che invece fanno aggiornamenti praticamente mensili, è più facile gestire la cosa. This game will be support for many years, or do you think maybe for... Yes. So we are right now working on a Nintendo update and consoles. Then we will try to release on mobile, and at the same time we will also Steam is right now an early access game.
Yes. We will get out of early access and make it make the full release. Okay, quindi so now is early access and then will be officially. Yes. Okay. Then will be full release, and after the full release, we are going to keep adding updates, new missions. But sometimes we will add missions as a DLC. Oh, I think this DLC is the next question. Will be available DLC now? You confirm? Maybe after. Yes, after full release, we are going to keep working on the game, improve it, and sometimes we will add different unique missions. Okay. Which will be DLCs, and of course we are also going to add free vehicles as well. Okay, okay. By free I mean free updates. Oh, okay, okay, okay. Praticamente mi ha detto che una volta completato il gioco, lo scopo sarà prima di tutto, una volta rilasciato su mobile, su smartphone, di dichiarare da early access a gioco ufficiale. Dopo di questo avremo la... No, quello non l'avevo mai visto, quel veicolo lì, tra l'altro. Dopo che hanno rilasciato il gioco in maniera ufficiale, avremo la possibilità di avere, a parte gli aggiornamenti gratuiti con nuove missioni, nuovi veicoli, ma anche DLC arriveranno. Quindi il loro scopo sarà quello di tenerlo aggiornato, questo gioco. It's the only simulator game that work in many platform. I mean, yes. It's multiplayer, I can say yes. There aren't... I don't know any other simulation game that has cross-platform multiplayer and such cooperative missions, so we can right now all join together to the same mission. There aren't many games that offer that. Praticamente è uno dei pochi giochi, ho detto, e anche lui ha confermato, che almeno per questa tipologia è cross-platform, multiplayer, ed è sarà disponibile anche su Android. Insomma, quelli di Android potranno giocare con noi e viceversa. Quindi è una cosa secondo me da apprezzare. Nella speranza che rimanga così, perché sapete, quando iniziano ad entrare tante piattaforme inizia a buggarsi di qua di là, però penso di no. Questo, per adesso hanno fatto davvero un bel lavoro e secondo me avrà successo. Ecco perché ho ripreso, perché io l'avevo abbandonato questo gioco principalmente perché insomma c'erano dei problemi con il volante eccetera. Questi problemi hanno dimostrato che sono riusciti a risolverli. E le ambizioni che hanno proposto secondo me sono buone. Certo, ci sono giochi con magari un gameplay un pochino più ampio. Your friend is die. Or maybe is no, maybe it's not your friend, is a player. That person isn't our friend. Okay. Okay. But he's... Yeah, I mean, if he is driving recklessly, if he is driving, is my friend crashing you? We can kick him. No, he's very funny. Ah, okay, perfect. Oh, ha detto che lo voleva cacciare. No. He's a new friend. This è un nuovo amico. A Poderak piace il casino. Che ne sa lui? Lui mica giustamente segue i miei video. Dice lui, Poderak. E cacchio è qua? No, a noi ci piacciono i casinisti. Certo, fino a un certo punto. Però penso per adesso è abbastanza innocuo. Wow, the light after in the night is improved too. Yes, we also added a new a new ambient occlusion effect, which means the shadows and depth of the objects is more visible. So the graphics look better thanks to that. Wow, it's like Unreal Engine, but it's Unity. It is. Yes, it's Unity. For example, when you turn off your engine, I can see the icon. For engine is dashboard lights. Is all dynamic and is not static dashboard. Oh, yes, bro. That's great. Ok, mi è venuto addosso il tipo, però va bene lo stesso. Ehi, hey bro! Abbiamo... Oh, il Fiat Fiorino! Yeah. Yes, that's Fiat Fiorino. Fiat Fiorino! Sono it's in questo Italian. Gioco. Yes, Fiat Fiorino is the best van in Italy. I love Fiat Fiorino. It's also very available in Turkey. Yeah. Ah, all right? Pure in Turchia? Yeah. Wow!
The only game with Beat Fiorino. It could be, yeah. Please wait, 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 truck! Please wait, don't load! Allora ragazzi, adesso abbiamo consegnato la nostra merce. Io vi ringrazio ancora per aver partecipato a questo gameplay. Mi raccomando, lasciate mi piace, fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi, qui sotto tutti i riferimenti, link. E ringrazio ancora tutto il team per avermi supportato in questo convoglio. Thank you. Meijeka, best friend. Yeah, you as well, thank you. E vi auguro a tutti un buon proseguimento. Ciao, alla prossima, iscrivetevi.